Ho deciso di finire il mio Game Boy. Questo perché lo avevo con lo schermo rotto, quindi sostanzialmente lo schermo manca, e quindi ho deciso di fargli finalmente la modifica IPS per la luminosità. La modifica mi è arrivata oggi, vi faccio vedere qual è e la montiamo insieme. Questo è il mio Game Boy. Come vedete, gli manca lo schermo perché era rotto e l'ho tenuto aperto aspettando che mi arrivasse la modifica IPS. E questa è la modifica che ho acquistato. Lo schermo piccolino da 2,5 pollici, l'altoparlante, l'alloggio per il display, il cavo flat che andrà a tenere il tutto attaccato a questa scheda madre e la scheda madre frontale, dove basterà inserire i flat del display e della scheda madre. E cosa particolare, qui non va nemmeno saldato l'altoparlante, perché questo altoparlante ha un attacco suo proprietario che basta inserirlo lì. Quindi non importa proprio saldare nulla. Adesso vado a rimuovere la mia scheda che avevo ancora su. Io l'avevo giusto fermata un pochino con queste due viti. Ecco qua. Olè. Ora la rimuovo e facciamo spazio per la nuova scheda. Allora, anzitutto metto la cornice per il display, che qui non importa tagliare nulla perché dovrebbe essere già pronta così. Vediamo se ci va. Ci va, perfetta. Vabbè, niente, volevo solo provare se ci andava giusta. E infatti sì, ci va giustissimo. Quindi in questo kit non importa nemmeno risagomare la scocca per vedere lo schermo correttamente o farci stare il tutto dentro. Comunque, adesso, come prima cosa, si va a mettere il display. Ecco, boh, non ci balla né niente, quindi è fermo lì. Lo mettiamo nel suo alloggio. Ok, e fin qua ci siamo. Vediamo un attimo come preparare la scheda. Come per la scheda originale, c'è questo flat che poi si andrà a collegare sulla scheda madre posteriore lì, e questo va inserito dall'alto. La scheda si alloggia in questo verso qua, quindi così, e quel flat del display dovete farlo passare qui in mezzo, qui sotto, per farlo arrivare a connettersi nel suo posto qui. Ora, pian pianino, questo qui va inserito lì sotto. Devo trovargli la posizione giusta, ma ho il cellulare in mano, con una mano non ce la faccio. Vabbè, un attimo. Ok, allora, eccolo lì. È stato difficile, devo dire la verità, perché quel flat lì non entra un cazzo bene. Ho tirato giù 36.000 santi, inventandone anche di nuovi, credo. E finalmente è entrato. Ora l'ho avvitata provvisoriamente con solo le due viti che avevo tolto da là. E davanti si presenta così, si vede un po' il bordo, ma vabbè, cioè, chi se ne frega. Collego questo flat lì e vediamo se si accende. Allora, metto l'altoparlante, comunque
basta inserire il suo connettore lì e arrotolarlo qui dentro e siamo a posto. Ve lo faccio vedere da chiuso. Aspetta, questo è l'altoparlante. Vedi come è fatto? Si piazza lì. C'è il taglio. Ecco. Magari alzo un po' qua. Vabbè, insomma, va collegato lì. Ok. Proviamo a chiudere. Ok, allora ho rimontato tutto, ho chiuso tutto e adesso prova del 9 davanti a voi. Vediamo. Bella, bella, non mi dispiace, non mi dispiace. Devo dire che l'unica cosa che ho riscontrato, che secondo me è poco piacevole, è il ronzio dell'altoparlante. Questo altoparlante che danno in dotazione, che si attacca appunto con il suo spinotto, crea un po' di ronzio. Invece quello originale lo avevano solo alcuni modelli particolarmente usurati, ecco. Vabbè, comunque per il resto la consiglierei. Sì, perché no? È stata un po' brigosa con i flat, ha dei flat un po' veramente bigosi. E anche il posizionamento del display quando poi si va a inserire il flat è un po' brigoso, però dai, ci sta. Se volete provare a fare anche voi questa mod, vi lascio il link in descrizione. Ciao!